Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Mark Guiliana. Oggi voglio parlarvi di un esercizio che ho visto fare da lui in un suo libro. Tra l'altro ce l'ho sto libro, ma non l'ho trovato, non so dove sia. Comunque, questo esercizio, che tanto poi vi scriverò come al solito nel PDF, mi ha lasciato un po' di stucco perché all'inizio l'ho visto e ho detto: ma cos'è sta roba? Mi sembra una cavolata. Poi ho capito la potenzialità e serve veramente tanto. Quindi oggi ve lo voglio spiegare. Oh! Come al solito, prima di cominciare, vi invito a iscrivervi al canale e seguitemi soprattutto su Instagram e su Facebook. Lì metto cose diverse, metto foto, metto, ogni tanto metto qualche mini video. Quindi cose diverse da YouTube, seguitemi anche lì perché vi do un po' di spunti interessanti. In pratica, lui fa un loop di 4 battute, cioè di 16 pulsazioni, in cui va a suonare 3 tipi di quantizzazioni diverse, cioè ottavi, terzine, sedicesimi. Questo per la prima battuta, seconda battuta, terza battuta, e nella quarta battuta la quantizzazione è di nuovo terzine. Quindi l'idea di base è questa. Ve lo faccio vedere e in generale facendo questa cosa cercate di o tenervi un metronomo oppure tenervi voi il metronomo con Charleston o cassa. E poi ricomincia da capo con gli ottavi. In pratica questa è la base dell'esercizio. Fatto questo dobbiamo andare solamente a tenere le prime due note. Infatti sto coso lo chiama tipo esercizio a due note, esercizio two note exercise, two notes, una cosa del genere. Vabbè, lui prende solo le prime due note della quantizzazione. Quindi prendiamo quantizzazione per quantizzazione. Gli ottavi quante note hanno? Due. Quindi le prime due sono l'ottavo completo. Quindi gli ottavi li teniamo così. Le terzine hanno tre note, quindi prenderemo solo i primi due ottavi di terzina e dei sedicesimi prenderemo solo i due sedicesimi. Tutto il resto pause. Quindi l'ultima nota di terzina, la terza nota di terzina sarà una pausa e le ultime due note di sedicesimi, quando saremo nei sedicesimi, saranno due pause. Rifacciamo lo stesso esercizio facendo la stessa cosa. Cosa vuol dire? Che gli ottavi rimangono uguali. Le terzine, anziché essere... Qui devo rimetterla però. Saranno... E i sedicesimi? Perché è difficile questo esercizio? Perché se lo facciamo a caso, cioè se lo facciamo così tanto per fare, sembra una cavolata e lo è. Però non viene bene, perché la difficoltà di questo esercizio è proprio il fatto di dover pensare tutte le note che non ci sono. Facciamo i due ottavi di terzina, ma l'ultimo lo dobbiamo pensare, perché sennò quella pausa, quanto la facciamo? Boh, un po', sarà un po' troppo, sarà troppo poco? No, nella nostra testa noi dobbiamo avere ta 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 e mentre abbiamo questo noi dobbiamo suonare ta 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 ta, sedicesimi uguale ta 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 ta. Quindi adesso andiamo a fare la piramide, a salire, a scendere come prima, ma solo con le prime due note. Fatto questo, anziché una battuta per ogni quantizzazione, andiamo a mettere mezza battuta, quindi due quarti per ogni quantizzazione, verrà. Adesso, fatto questo, un quarto per ogni quantizzazione. Questo è l'esercizio preliminare, diciamo. Di qui in avanti su questo esercizio possiamo fare quello che vogliamo. Nel senso, prima cosa possiamo metterci delle diteggiature diverse. Io posso pensare di suonare un paradiddle al posto di suonare solo singoli. Quindi verrebbe. Pensate a farlo con gli accenti.
Ok, ma tutto questo che cosa serve? Praticamente nella batteria, secondo me, una delle cose più importanti che ci siano è la consapevolezza. La consapevolezza significa sapere quello che si fa nel momento in cui si fa. Cioè, se io faccio dei sedicesimi, devo avere la consapevolezza di fare dei sedicesimi giusti. Se io faccio i primi due sedicesimi, devo essere certo di fare veramente due sedicesimi. Non ma due sedicesimi più o meno, forse un po' più veloci, forse un po' più lenti. Devono essere giusti. Questo ci permette di andare a vedere veramente se stiamo facendo i sedicesimi e le terzine, soprattutto, nel modo giusto. Se abbiamo fatica a fare questa cosa, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Questo è un modo di studiare questa cosa. Quindi magari all'inizio potreste avere qualche problema. Però è un modo molto utile di capire veramente come sono le quantizzazioni. La nostra testa deve imparare a contarsi e a cantarsi sempre tutti i colpi al nostro interno. Ricordatevi che le note le suoniamo, le pause non le suoniamo, ma hanno la stessa importanza delle note, quindi dobbiamo suonarcele dentro. Ovviamente questi esercizi qua, questo esercizio qua può essere fatto, adesso ve l'ho fatto come lo fa Marguigliana, cioè con i primi due colpi. In realtà potete fare la stessa cosa anche con gli ultimi due colpi, quindi secondo e terzo di terzina e terzo e quarto di sedicesimi. Gli ottavi ovviamente rimangono identici. Io nel PDF comunque vi scrivo quello di Guigliana con i primi due. Poi voi fate i vostri e provateci, nel senso provate a fare un esercizio diverso. Dite: ok, Luca mi ha fatto vedere quello lì, cioè Luca, vabbè, l'ho preso da Mark, mi ha fatto vedere quell'esercizio lì. Prendo quell'esercizio, lo faccio e poi cerco di farlo diventare mio, facendone un altro simile, ma un altro esercizio. Tutto funziona. Basta studiare. So che adesso magari state pensando: ma che cosa ci hai dato Luca? Cioè ci hai dato un esercizio che è facile oggi. Fatelo e poi mi farete sapere. Più che altro ascoltatevi, registratevi e ascoltate. Se è troppo semplice, fatevene uno voi, come vi dicevo. Cambiate quantizzazioni, mettete ottavi, terzine, sedicesimi e quintine o sestine. Fate quello che volete. Ovviamente più andate su di quantizzazioni, più diventa difficile. Io penso di aver finito. Non ho più niente da dire. No, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!